Palazzo Bo è visitabile. Dal lunedì al venerdì le visite guidate interessano la parte antica del palazzo, quindi teatro anatomico, la sala di medicina, fino all'aula magna. Invece sabato e la domenica è possibile venire a vedere i magnifici ambienti voluti da Gio Ponti e Carlo Anti. Visite guidate senza prenotazione, i gruppi possono prenotare e gli orari sono disponibili sul sito dell'Ateneo. L'ambiente in cui ci troviamo è stato pensato e realizzato da un grande architetto del Novecento, Gio Ponti, in accordo con Carlo Anti, all'epoca rettore dell'Università di Padova. Siamo negli anni 30, nella seconda metà degli anni 30, allorché Ponti, subentrando per una parte del lavoro di riqualificazione di Palazzo Bo all'architetto vincitore del concorso, Ettore Fagioli, prende la direzione organizzativa delle opere relative all'allestimento e alla decorazione dell'appartamento rettorale e delle sale di rappresentanza dell'Ateneo nel Palazzo Centrale. Gio Ponti è un architetto famoso a questa altezza. È stato nel direttorio delle Triennali Milanesi e ha un'ottima conoscenza di tutti i cantieri d'arte e d'arte decorativa attivi in particolare nel nord Italia, ma più in generale sulla penisola. E dunque è la guida ideale per il rettore, tanto per scegliere gli artisti che potrebbero contribuire alle decorazioni dipinte, scolpite e quant'altro per l'appartamento rettorale e per le sale di rappresentanza, ma anche è la guida ideale per la scelta di un gusto, e il gusto di questi ambienti è quello di un agio privato di altissimo livello funzionale, quindi relativo alla comodità, e di altissimo livello estetico. Dunque Ponti sperimenta qui a Padova un cantiere integrale di classicismo funzionale che riguarderà tanto le decorazioni quanto gli arredi, i lumi, i colori e addirittura pavimenti, rivestimenti, soffitti, tutto in un'unica armonia che è macchina integrale della bellezza stile anni 30. Integrazione tra quindi architettura, decorazione e arredamento. Qui la Basilica è proprio uno degli esempi di questa perfetta integrazione. Qui Gio Ponti opera a realizzare il magnifico soffitto a cassettonato e le colonne in rosso pompeiano con una forma classica che peraltro originariamente dovevano avere anche un collarino di borchie di metallo, come ci documentano le foto, poi eliminato. Cura le lampade, cura certi dettagli come ad esempio le magnifiche maniglie della porta che dà al Senato Accademico, realizzate da Marcello Mascherini, con le immagini di Apollo e Minerva, simbolo delle arti e della scienza, ma soprattutto la perfetta integrazione si vede nelle panche che arredano questo ambiente, perché nei motivi verticali delle panche, dello schienale delle panche, è ripresa esattamente la silhouette delle colonne, mentre in tutte le parti orizzontali vengono riprese le forme del cassettonato. Questa integrazione, questa cura minuziosa al dettaglio si può ritrovare un po' in tutti gli arredi che vengono disegnati in originale da Gio Ponti per arredare gli spazi di questo palazzo, sia gli spazi più ad uso di rappresentanza, sia gli spazi destinati a una sorta di vita quotidiana, di vita sociale dei docenti. Carlo Anti chiede proprio di realizzare una sorta di appartamento, cioè degli spazi dove i professori possano trovarsi durante il tempo libero, dialogare e anche le mogli possano venire a bere il caffè. Questi spazi sono appunto il salotto, la sala da pranzo, la sala per il gioco delle carte, e qui nel proprio recente restauro che abbiamo condotto sugli arredi ci ha portato a ricostruire, grazie all'uso dei documenti e delle foto, quelli che erano le forme, le linee,
i dettagli, i colori, le scelte delle pelli e delle finiture originali, per cui ora quando si entra all'interno del salotto e si passeggia si ha la netta sensazione di trovarsi nell'interno di una casa degli anni 40, una casa raffinatissima e ci sembra di sentire quasi questi docenti che dovevano trovarsi nel loro tempo libero e dialogare anche parlare di ricerca e di vita universitaria. Il tema del restauro è quello della decorazione progettata da Anti e Ponti fra anni 30 e 40, ben si comprende in questa sala, la sala dei 40, dipinta da Gian Giacomo Dal Forno esattamente nel 1942, in pochi mesi, con i ritratti degli studenti stranieri che nei secoli hanno frequentato l'Università di Padova. Questa stanza è particolarmente importante dal punto di vista contemporaneo perché tutti i ritratti, tutti i 40 ritratti qui presenti sono stati di recente restaurati con contributo pubblico e privato attraverso una libera sottoscrizione e perché in questa sala si esprime l'esigenza dell'epoca di ricoprire le pareti con pitture. Si tratta, in questo caso, di pitture che possono essere rimosse perché sono pitture a tempera su tela.